Cambiamo decisamente argomento. Patti Smith, King of Convenience, Tricky, tre grandi concerti a favore di Città della Scienza grazie al Neapolis Festival e a Giffoni Experience. Ci raccontano tutto i nostri ospiti, che sono il consigliere delegato di Città della Scienza Vincenzo Lipardi e Sigfrido Caccese, direttore del Neapolis Festival. E allora, Caccese, si comincia con un'anteprima il 12 giugno. Il 12 giugno con Patti Smith, sì. Che ritorna a Napoli dopo dieci dopo anni. Dieci anni, sì. Stesso al Neapolis Festival. Festival, partecipò 10 anni fa insieme a REM e appunto stesso all'Italia Cider di Bagnoli. Ovviamente il Neapolis, che appunto nasce all'Italia Cider di Bagnoli, quindi nell'area di Bagnoli, non poteva restare insensibile, diciamo, a tutto quello che era successo, a questa strage, diciamo, certo, catastrofe della Città della Scienza. Siamo alla 17ª edizione, alla 17... c'è stata questa parentesi l'anno scorso a Giffoni, l'esperienza sì, la parentesi di Giffoni è una parentesi molto bella perché mette in rete, diciamo, tutta una serie di eventi nati in regione. Ed è proprio su questo che noi insistiamo, cioè Giffoni e Neapolis insieme oggi fanno questi tre concerti a favore della Città della Scienza, anche grazie alla collaborazione dell'Arena di Bagnoli, che è un altro baluardo, diciamo, di Bagnoli, che ancora sopravvive a tutto ciò che è la riconversione industriale, appunto, certo, che dovrà avvenire a Bagnoli. Lipardi è un'altra grandissima testimonianza, sì, di solidarietà. Eh? Sì. Devo dire che stiamo avendo tanta solidarietà. Voglio ricordare che proprio stasera ci sarà un concerto all'Accademia Aeronautica con Bennato. Questa, sì, diciamolo, visto che è per Città della Scienza, alle 21, Accademia Aeronautica di Pozzuoli, 15 euro il costo del biglietto, è ricavato completamente devoluto a Città della Scienza. Devo dire però l'iniziativa che appunto il Neapolitan Rock Festival, Giffoni, l'Arenile, insomma, ma Sigfrido Caccese è stato un po' l'artefice di questa iniziativa, fanno per noi, ci riempie di gioia per un motivo. Voglio ricordare, 17 anni fa, quando sono partiti, il primo evento si è fatto appunto a Bagnoli con un biglietto congiunto. Era un modo, diciamo, di dire che Napoli c'ha un oro, quest'oro è la cultura e i suoi artisti che devono lavorare assieme. Noi musica dobbiamo... e cultura, sì. Allora Caccese, ricordiamo il primo appuntamento, l'anteprima del 12 all'Arenile, poi con ci Patti sarà... Smith. Poi ci saranno Kings of Convenience, Tricky e Hot Chip ad oggi confermati, il 25 e 26 luglio sempre ovviamente all'Arenile di Bagnoli. Insomma, per i ragazzi veramente è una grandissima iniziativa, non soltanto per Città della Scienza. È così, quella Napoli bella, quella Napoli che... guarda al futuro e che appunto deve trovare nella normalità e nell'arte gli ingredienti per poi costruire quella tranquillità di una città che guarda appunto, che costruisce il suo futuro, e appunto l'arte, la scienza, la cultura, l'innovazione, insomma tutto questo è quella Napoli che ci piace. Va bene, io vi ringrazio, grazie, buon lavoro, grazie a voi.